Buonasera, buonasera a tutti, siamo in live. Allora, sembra andare. Allora, questo è uno speciale Halloween, quindi. Buonasera a tutti, mi vedete un po' messa stile strega perché è lo speciale di Halloween questo, quindi parleremo di psicologia, di criminalità, film horror, film crime, insomma oggi parleremo un po'. Ciao Lucia carissima, grazie per esserci sempre. Allora io spero che funzioni tutto bene. Audio, video, se ci dovesse essere qualcosa che non funziona, me lo dite e provvedo, dato che mi sono creata anche il piano B, a differenza dell'altra volta. Ok, ciao il giovane. Grazie. Sì, oggi in diretta, quindi saremo in diretta. Come dicevo, essendo oggi Halloween, anzi, buon Aulin a tutti. Non so se i più giovani conoscono l'Aulin, comunque è stato diciamo così, un grande antinfiammatorio d'aiuto. Però scherzo, era una battuta. Quindi buon Halloween a tutti. Oggi sono anche in compagnia della mia cara Zucchetta. Vuota, non c'è niente. Ok, allora ripeto: se dovesse esserci qualcosa di tecnico video audio che non funziona, me lo dite e cercherò di provvedere in qualche modo. Grazie, Lucia. Sì, c'erano le caramelle, poi in realtà le ho finite, cioè non è che le ho date a nessuno, le ho finite io, quindi è rimasta vuota. Ed è proprio come la mia vuota, zucca vuota. Quindi oggi, essendo Halloween, che tra l'altro è una festa che anche mi piace, ma quest'anno non ho fatto nulla di particolare, così ho detto, perché non fare una live a proposito di Halloween? E quindi ho pensato appunto di fare una live dove parlerò di criminalità, psicologia, cioè capire cosa ci sta dietro alla mente criminale, perché succedono alcuni crimini, perché succedono alcune cose. Poi parleremo anche un po' di criminal profile, cioè partire dal crimine, dal reato commesso, per arrivare poi al reo, cioè a chi lo ha commesso, come si fa? E vediamo un po' come fare, quali sono le classiche caratteristiche del crimine che ci portano poi a pensare, no, chi potrebbe essere il reo. Il giovane dice: io ho i dolcetti a casa, ma cerco di non cedere troppo alla tentazione. Anch'io, però quando arrivo il fine settimana mi lascio un po' andare perché non so, il fine settimana per me è il momento di relax, quindi cedo anche un po' a tutto quello che è il dolce, insomma. E vabbè, comunque, dai, ci sta. Dopo una settimana passata, insomma, all'attenzione al cibo, insomma, nel weekend, ovvio, non è che mi lascio andare totalmente, sennò diventa un po'. Insomma, un po' complesso, però comunque nel weekend mi do un po' al gusto e al dolce. Allora, come sempre, io ovvio oggi dirò un po' di questioni legate alla psicologia, alla criminalità, bla 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 bla. Nel caso abbiate delle domande, voi fatemele, io ho la mia
Mitica Lucia che mi aiuterà in questa cosa, dato che l'altra volta ho fatto un casino con le domande, cioè le andavo a cercare io, ma perché? Perché io ero abituata allo stile di Instagram, dove tu sei lì davanti al cellulare, ti devi cercare le domandine per andare a rispondere e così così, e quindi non avevo ancora questa abitudine. Comunque ci sta, dai, sbagliando si impara, speriamo di aver imparato. Comunque, grazie Lucia, sì. Sì, qualche dolcetto, poi oggi essendo Halloween, insomma, dai. Ci sta. Esatto, come dice Lucia nella chat, se volete fare una domanda, due punti esclamativi, spazio e poi fate la vostra domanda. E poi, ovvio, risponderò. Sperando che non sia troppo complessa, perché non fate domande troppo difficili, insomma, altrimenti diventa. Allora, prima la faccio io una domanda a voi. Guardate film horror, vi piacciono i crime tipo CSI, che tanto è il più famoso, ormai? Li guardate, non li guardate? Vi piacciono, non vi piacciono? E che io effettivamente. Ho sempre avuto un debole per il crime, quindi tutto ciò che era crime, thriller, ma soprattutto per gli horror. E vabbè, però evidentemente cioè, ho qualcosa nel DNA, perché poi mi ha portato a fare gli studi di criminologia, questa passione, quindi evidentemente era più che una passione, forse proprio una deformazione. Ah, è vero, Lucia, Criminal Minds, hai ragione. Tra l'altro, ora non mi ricordo il titolo, porca miseria. Comunque c'è stata una serie dove appunto si parlava di come era nata poi la criminologia, il criminal profiling, no? Facevano appunto vedere tutti questi studi effettuati nelle carceri, quindi facevano una sorta di test, no? Di interviste ai carcerati, ai detenuti, per capire le loro personalità, per capire i loro crimini, e poi da lì comunque hanno aperto un varco verso quello che è il criminal profiling di oggi, cioè da lì, dalle loro ricerche, hanno messo insieme tantissimi dati e con questi dati hanno trovato una modalità per scovare il reo partendo proprio dal delitto. Allora, Zamuelle dice: Ciao Veronica, ti ho scoperto dalla live di Crepaldi. Grazie, grazie mille. Grazie mille, davvero gentilissimo. Ah, ciao che Cichita! Ciao Ciki! Ciao a tutti! E allora, io direi, siccome ho chiacchierato fino adesso, quindi sono 10 minuti che chiacchiero a caso, per chi si fosse collegato solo ora, voglio ripresentarvi Zucchetta vuota, perché c'erano le caramelle, non ci sono più, le ho mangiate io. E quindi questo per dire che appunto è speciale Halloween e parleremo di psicologia, criminalità, eccetera, 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 grazie Ciki, l'ho fatta questa mattina appena sveglia, infatti ho detto oddio, va a finire che la metto su e mi accorgo che fa veramente schifo, e invece dai, per fortuna. Sì, Ciki, davvero, ti ringrazio perché forse qualcuno che è qui era anche ieri e si è collegato casualmente su una live di prova che stavamo facendo appunto per evitare danni tecnici oggi. Quindi ieri Cighi mi ha aiutato molto pazientemente a fare questa live di prova. Ma perché io sto tenendo le cuffiette ancora non l'ho capito. Vabbè, perdonatemi, è che l'avevo già, è un po' l'emozione. Comunque, e quindi mi ha aiutato pazientemente per questa live e sembra andare bene. Comunque, se do non dovesse andare bene, me lo dite. Io ho anche il piano B, sempre grazie a Ciki. Quindi, ok. Ok, allora io direi di partire con la nostra live, quindi con gli argomenti un po' scottanti, no, non è la parola giusta, con quegli argomenti un po' crime, un po' dark, ecco, la fascia dark.
Ciao Stefanik, o Stefanic, oddio, scusatemi se leggo male i nomi, perdonatemi, per favore. Poi ripeto, oggi un po' di emozione perché è la seconda live, però forse la prima, un po' decente, quindi. Benissimo, allora, come avevo già accennato, dopo parliamo del criminal profiling, adesso parliamo un po' della personalità criminale. Allora, molto spesso, questo complice un po' anche la disinformazione, anche perché comunque è un argomento molto complesso questo, no? Comunque sono dinamiche molto complesse che hanno a che fare con la criminalità, che hanno a che fare con la psiche, quindi sicuramente sono argomenti complessi. E comunque a volte sì, c'è un po' di disinformazione riguardo a questo. Perché dico? Perché molto spesso si è portati a pensare che tutti i criminali siano malati mentali, passatemi il termine. Allora, grazie il giovane. Sì, ho fatto proprio una cosa così proprio da principiante, no, anzi da meno che principiante, quindi proprio parliamo di qualcosa proprio non basic sottoterra, quindi ok. E quindi stavo dicendo che molto spesso si associa il crimine, quindi il criminale, a un malato mentale, cioè a una persona che comunque ha un disturbo psichiatrico. In realtà non è sempre così, anche perché se fosse vero sarebbero più o meno tutti incapaci di intendere o volere, poi questo magari lo vediamo dopo. In realtà non è così, perché sono davvero pochi i casi, o meglio pochi, insomma. Non tanti, così come si possa pensare, i casi in cui un criminale è anche malato psichiatrico, o comunque portatore di un disturbo psichiatrico mentale. Io parlerò in termini molto spiccioli, perché sennò diventa una lezione di criminologia e insomma diventa un po' pesante. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che le persone non sono né buone né cattive, cioè non è che le persone si distinguono in buone e in cattive, no, non è affatto così. Cioè le persone sono, l'essere umano in quanto tale è sia buono che cattivo, cioè significa che comunque ci sono degli impulsi aggressivi, perché poi l'aggressività fa parte di noi, dell'essere umano. E questo per dire che cosa? Che abbiamo appunto questi impulsi, ma questi impulsi possono essere tenuti anche a bada, o meglio, teoricamente dovrebbero essere tenuti a bada. E quindi il fatto che ci sia un sistema, che tiene a bada questi impulsi ci permette di non essere tutti criminali, altrimenti ciao e ciao. Se ci pensiamo bene, poi nel passato in realtà è un fatto anche culturale questo del controllo degli impulsi e anche il valore, no, che si dà all'atto aggressivo. Perché se ci pensiamo in passato, pensiamo anche nell'antica Roma, no? Cioè gli omicidi succedevano alla luce del sole, per strada, cioè anche perché non c'era proprio, diciamo, la moralità che ora abbiamo, comunque delle regole morali, sociali, così come le abbiamo oggi. Quindi diciamo che questo aspetto qui cambia anche in base alla società e cambia anche in base al tempo. Ovvio, il 2021 è diverso dagli anni prima di Cristo, questo ovviamente perché teoricamente dovremmo avere una cultura più incline alla morale e all'altruismo anche, no? Allora, vedo due domande. Quando una personalità può essere considerata comunemente criminale? Allora, allora, tendenzialmente ci sono alcune caratteristiche che sono quelle prevalenti della psicopatia, cioè della mente criminale. La psicopatia poi è un concetto che è abbastanza giovane e quindi diciamo che lo psicopatico non ha di per sé un disturbo psicopatico,
psichiatrico o un disturbo di personalità. Ha delle caratteristiche che lo rendono comunque una persona pericolosa, lo rendono una persona comunque sì, criminale, mettiamolo in questo modo. Per esempio, potrebbe esserci una mancanza di empatia, un egocentrismo, un deficit nel controllo degli impulsi, no? Ricordate che prima vi dicevo che il controllo degli impulsi è quello che rende la persona aggressiva o non aggressiva. Oppure anche un'instabilità emotiva, affettiva, un'immaturità anche, no? E quindi diciamo che lo psicopatico è colui che agisce per un proprio tornaconto, non è interessato all'altro, non prova vergogna, non prova un senso di colpa, non ha capacità di empatizzare con la persona e di capire il dolore, ed ecco questo lo spinge poi al crimine. E questo è quanto. Poi dopo ci ritorniamo perché dirò delle altre cose. C'è un'altra domanda. Probabile che in un crimine ci sia l'esasperazione di tratti psicologici che poi tutti hanno? Assolutamente sì, è proprio così. Diciamo che tendenzialmente in tutti noi ci sono dei tratti psicopatologici, tra virgolette. O comunque dei tratti che potrebbero farci diventare dei criminali. E poi dopo, anzi, su questo vi riporto due esperimenti psicologici che sono stati fatti e che mettono in luce proprio questo. Ciao Pichu, ciao a tutti. Quindi stavo dicendo, sì, uno è l'esperimento di Philip Zimbardo. Allora, Philip Zimbardo ha creato questo esperimento che si chiama L'esperimento della prigione di Stanford Prison, che tra l'altro c'è anche un film proprio su questo esperimento che è molto bello, non so dove si possa trovare, io l'ho visto un po' di tempo fa, ancora con i DVD c'erano, quindi insomma parliamo di una cosa un po' anteguerra. Comunque questo film The Experiment si chiama e Philip Zimbardo appunto, costruì una sorta di finta prigione dentro l'università e reclutò un certo numero di persone. Ok, a queste persone vennero fatti dei test, tutte persone ritenute psicologicamente sane, quindi non avevano così, non erano soggetti patologici, mettiamolo in questo punto di vista, e quindi appunto in maniera del tutto casuale vennero poi divisi in due gruppi, un gruppo di guardie, quindi a cui era assegnato il ruolo di guardia, e un altro, un gruppo, era assegnato il ruolo di carcerato. Quindi questi due gruppi, queste persone di questi due gruppi si dovevano poi calare nella loro parte fondamentalmente, no? Cosa succedeva? Succedeva appunto che facevano la vita da carcerati e la vita da guardie e gli sperimentatori da fuori osservavano cosa accadeva in questa finta prigione. Insomma, sta di fatto che questo esperimento sarebbe dovuto durare 15 giorni, se non mi sbaglio, ma dopo poco l'hanno dovuto interrompere. Perché? Perché le guardie erano diventate eccessivamente aggressive nei confronti dei prigionieri. E questo cosa ci dice? Che siamo tutti possibili criminali. Perché il solo fatto di incarnare un determinato ruolo, essere all'interno di un contesto particolare, ci può portare poi a far emergere delle caratteristiche di aggressività che sono parte della natura umana. Poi, un po' di più, un po' di meno, il quanto è individuale. Però sta di fatto che emergevano queste caratteristiche legate all'aggressività. Fu assolutamente interrotto l'esperimento perché comunque i carcerati rischiavano la vita, insomma, subivano percosse, umiliazioni, una serie di cose. Un esperimento molto simile a quello di Milgram, dove anche qui prese degli studenti universitari, li mise in una sorta di stanza con un vetro. Dall'altra parte del vetro c'era una persona sulla sedia, una sedia che mandava delle scosse elettriche. A questa persona lo sperimentatore faceva delle domande
E se questa persona sbagliava, lo studente universitario doveva spingere un bottone e mandargli una scossa elettrica che era finta, ovviamente. La persona seduta era un attore. Ok. Quindi, e appunto, questi studenti, questi ragazzi messi sotto pressione, finivano per spingere il bottone e mandare la scossa. Loro ovviamente non sapevano che quella scossa era finta, quindi credevano che veramente la scossa arrivasse alla persona che sbagliava la risposta. E questo che cosa ci dice? Ci dice che anche la pressione sociale, no? Il fatto di sentire un potere superiore che chiede un certo tipo di comportamento può poi portare la persona a diventare a tutti gli effetti un criminale, no? E una persona aggressiva. E quindi, appunto, questi esperimenti ci dicono che quello che dicevo prima, che non siamo né buoni né cattivi, ma siamo sia buoni che cattivi, poi ci sono dei contesti, delle situazioni che portano poi a mettere in atto alcuni comportamenti, ma anche le esperienze di vita, per esempio, no? Cioè, pensiamo tendenzialmente anche coloro che vengono considerati psicopatici, quindi che hanno una personalità di tipo psicopatica, hanno delle esperienze infantili di abuso molto spesso, di maltrattamento, di neglect emotivo, cioè la persona comunque non viene educata, non viene accudita, no? Non c'è cura da parte degli altri significativi e di conseguenza il rischio è proprio quello di strutturare poi dei tratti che porteranno la persona ad essere appunto un criminale o comunque un criminale che può essere in vari modi, cioè il criminale che ruba, il criminale che uccide, il criminale che picchia, insomma, in diverse modalità. Allora, avete una domanda? Perché a volte si trova piacere a fare del male al prossimo? È più per una mancanza di affetto, una vendetta oppure per il solo piacere personale? Allora, questo è molto interessante. Possono essere tutte le cose, nel senso, come dicevo prima, la personalità psicopatica è quella personalità che è orientata principalmente al proprio tornaconto, ai propri interessi, e per questi la persona è anche disposta a fare del male all'altro, proprio perché non è empatica, non riesce a capire cosa può provare l'altro e quindi di conseguenza, è disposta anche a fargli del male. E poi, ovvio, possono esserci degli aspetti legati alla vendetta. Per esempio, mi viene da pensare anche un disturbo di personalità di tipo paranoide, no? Non so se ne avete mai sentito parlare, però è un disturbo dove la persona sospetta di tutti, pensa che tutti stiano tramando qualcosa contro di lei o di lui. Pensa appunto che gli altri si stiano approfittando e quindi ovvio che nel momento in cui avverte queste cose molto forti, a un certo punto potrebbe finire per vendicarsi, ovvio, sulla base del nulla, perché poi è un disturbo di personalità e questo che porta a sospettare degli altri, non essendoci però delle basi reali, no? Quindi la persona è totalmente distaccata dalla realtà. Però per la persona la realtà è proprio quella, cioè che gli altri si stiano prendendo gioco di lei e quindi è portata a vendicarsi attraverso degli atti criminosi. Quindi diciamo che ci sono tanti motivi per i quali una persona può arrivare a commettere un crimine, a far del male all'altro. Ce ne sono veramente tanti. Un documentario su YouTube di questo esperimento, è vero, Lucia? Sì, ci sono anche diversi documentari. È stato un esperimento molto famoso. Penso che si riferisca a The Experiment, cioè a quello di Zimbardo della prigione. Vero Lucia? Correggimi se sbaglio. Sì, ci sono anche dei documentari su YouTube, quindi se vi può interessare magari cercateli perché a me personalmente piace tantissimo, infatti ne ho parlato negli articoli, nei video, ormai vi avrò fatto due scatole tante con sta cosa, però è affascinante secondo me questa cosa qui e anche perché ci mette di fronte alla realtà, no? Di quanto noi esseri umani siamo un po' tutto.
no? Non c'è l'essere umano buono, non c'è l'essere umano cattivo, non c'è l'essere umano criminale, il santo, ma possiamo essere l'uno e l'altro, dipende molto dal contesto, no? E dalla situazione. Come il film L'Onda, dove viene dimostrato che basta poco per far nascere un regime estremista. Wow, Piccio, non conosco questo film, però penso che me lo guarderò perché per me è molto interessante. Tra l'altro, io sono anche appassionata di storia, soprattutto la storia della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale. Mi guardo tutti i film possibili e immaginabili. Penso che li ho finiti allo stato attuale, infatti sto aspettando che ne esca qualcuno di nuovo e quindi lo guarderò sicuramente. Allora, Lucia, anche lo stesso prossimo. Anche lo stress, oddio, divento, non riesco neanche più a leggere. Anche lo stress post-traumatico può far diventare una persona buona, cattiva e portarla a compiere atti di violenza. Allora, tendenzialmente il disturbo post-traumatico da stress porta ad altri tipi di sintomi, cioè comunque la persona, diciamo così, si chiude in se stessa, c'è cioè questo aumentato arousal, cioè questa iperattivazione, insomma ci sono tanti sintomi. Diciamo però di per sé che effettivamente un trauma può poi portare la persona, per esempio, a essere iperattivata e quindi vedere una possibile minaccia molto più grande di quello che è. Quindi potrebbe reagire magari a una minaccia, seppur minima, in maniera abnorme, proprio per questo motivo. Quindi sì, assolutamente. Poi, ripeto, cioè veramente la psiche umana è talmente ampia che almeno a me mi lascia sempre molto sorpresa, nel senso che a volte si dice: ah, vabbè, non so se questa cosa potrebbe essere correlata a quell'altra, però in alcuni casi è così, anche se magari in letteratura non ce ne sono dei casi, però poi va a vedere nell'individualità ed effettivamente quella cosa c'è, è così, e quindi ecco da lì che mi stupisco. Allora, è vero che quando ci sono dei raptus di violenza, la persona non si renda conto di cosa sta facendo e se ne accorge solo ad atto compiuto, e in quel caso si tolgono spesso la vita. Allora, sì, è vero, molto spesso si parla infatti di raptus. Si parla di raptus e in questo caso parliamo di criminalità non programmata. Allora, diciamo che alla base del raptus, comunque, non pensiamo che sia una cosa che accade così subito, nell'immediato, un fulmine a ciel sereno, non è esattamente così. Diciamo che di base c'è un substrato, quindi diciamo delle caratteristiche psichiche che possono poi portare la persona in una certa condizione, in una certa situazione, con un determinato stimolo, a compiere un atto che può essere anche un omicidio, per esempio. Si parla di raptus, anche se il termine non è proprio quello esatto, però in TV si parla in quel modo. Però effettivamente sì, si parla di criminalità non programmata, quando ci sono questi crimini che la persona non programma, ma diciamo che a volte si sente. La persona vede come unica chance l'atto criminale e quindi lo compie. Poi effettivamente in un secondo momento può rendersi conto di quello che è stato fatto, emerge il senso di colpa, che è quello che ci permette di stare in relazione con gli altri, fondamentalmente, e quindi la persona potrebbe anche togliersi la vita per questo motivo, assolutamente sì. Proprio per il rimorso, per il senso di colpa. Allora, da madre mi domando come un genitore possa uccidere un figlio. Questa effettivamente è una riflessione molto interessante, nel senso che ci sembrano delle cose veramente disumane, assurde, eppure anche qui c'è sempre una spiegazione. Ovvio che quando questo è un atto contro natura, no? Cioè il genitore. Prendiamo il termine genitore, no? Che genera, che dà vita, quindi il figlio è
è il frutto, no? Il frutto di un amore, il frutto del genitore. E quindi è un atto assolutamente contro natura, ma anche quello contrario, no? Comunque di per sé l'omicidio è un atto contro natura, se così vogliamo metterla da questo punto di vista. A maggior ragione un omicidio di questo tipo. Cosa accade? Molto spesso, ripeto, ci sono delle fragilità psichiche, cioè possiamo avere dei disturbi psichici che portano poi a degli atti così efferati. Pensiamo per esempio alla schizofrenia, no? La schizofrenia di per sé è molto spesso caratterizzata da deliri, da allucinazioni, cioè la persona che vive e che sente le voci e che vede delle cose è profondamente convinta di quello che vede, di quello che sente. E se la voce indica alla persona di fare una determinata cosa, la persona sarà spinta a farlo. In questo caso, però, ecco, ritornando al discorso di prima, per esempio, se la persona commette un atto, in preda a un delirio, in preda a un'allucinazione, ci possono essere gli estremi per l'incapacità di intendere di volere, cioè che significa che la persona non riesce a comprendere le sue azioni e non riesce nemmeno a contenere i suoi impulsi, proprio perché è spinto da qualcosa di più forte, come può essere un delirio, come può essere un'allucinazione. Allora, ci sono anche alcune ricerche che parlano della depressione, no? La depressione di una madre o di un padre che a un certo punto perde il contatto con la vita e quindi vede come sola soluzione la morte, non solo propria, ma anche dei propri figli. Quindi diciamo che alla base di atti come questi ci sono delle motivazioni, delle fragilità psichiche, ok? Può essere per esempio anche un genitore. Adesso non credo che ci sia in realtà, perché lo psicopatico tendenzialmente non ha nemmeno relazioni con l'altro. Però potrebbe accadere, insomma, no? Cioè potrebbe essere anche un genitore psicopatico, per esempio. Poi, rispetto alla psicologia e alla criminalità, vorrei aggiungere anche, abbiamo parlato della schizofrenia, vorrei aggiungere anche il fatto che esiste un disturbo di personalità che si chiama disturbo antisociale di personalità, che, come dice così il nome, porta la persona a essere un criminale fondamentalmente, no? Quindi a non obbedire alle regole, porta la persona comunque a questo comportamento non empatico, di non rispetto delle regole, non rispetto dell'altro, quindi sono comunque persone che incendiano, rubano, picchiano, cioè. E questo però ha tutti gli effetti un disturbo di personalità, il che significa che la persona non si rende conto di ciò che fa, cioè non dà un peso, è spinta solamente da alcuni impulsi che non riesce in alcun modo a trattenere. Questo disturbo antisociale di personalità, che tendenzialmente diciamo così, si riscontra intorno ai 18 anni, è anticipato, diciamo così, dal disturbo della condotta, che si riscontra anche prima dei 18 anni. Ciao Nicolas! Allora, Lucia dice: l'ho chiesto perché avevo sentito la storia di una donna americana che era sposata con un militare che, dopo essere tornato dalla guerra, gli avevano diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico e aveva iniziato a essere violento con lei fino a picchiarla. Ah, sì, assolutamente sì, è verissimo. È verissimo. E infatti, come dicevamo prima, no? Tutto ciò che ha a che fare poi con lo stress, col trauma, può portare la persona a essere talmente ipervigile, o comunque talmente attivata, da poi essere violenta a sua volta. Quindi assolutamente, questo assolutamente sì. Tra l'altro, non so se avete visto anche American Sniper. American Sniper, dove appunto il protagonista, che poi è il cecchino, muore proprio per mano di un ex veterano, di un ex soldato, insomma, perché lui poi è tornato dalla guerra, insomma, per rendersi utile andava ad aiutare i soldati meno fortunati, quindi coloro che erano tornati menomati, eccetera, eccetera, e poi alla fine
Ah, è molto bello, Lucia. A me personalmente mi ha anche commosso parecchio perché non mi aspettavo un finale del genere, assolutamente, tutto tranne che quel tipo di finale. Ciao Salis! E quindi mi aspettavo tutto tranne che quel finale. Cioè, sono veramente rimasta malissimo, però comunque è un film molto bello, quindi lo consiglio. E ok, quindi abbiamo fatto quella che è un po' un'infarinatura della criminalità, della psicologia, cosa ci sta dietro alla psiche criminale, no? Che poi ci sono tanti aspetti. Diciamo che poi oggi vorrei, essendo uno speciale Halloween, volevo così fare una sorta di infarinatura. Poi vorrei fare altre live, magari un po' più specifiche, dove parliamo appunto di criminologia. Di criminologia, che poi la criminologia in realtà ricomprende vari aspetti, che sono quelli del criminal profiling, che sono anche quelli della psicologia legata al crimine, ricomprende anche tutto l'aspetto della raccolta delle tracce, non so, le tracce ematiche che si trovano su una scena del crimine, le impronte digitali, poi se volete parliamo anche di queste, di impronte digitali. Insomma, si occupa di tanti aspetti, però ho detto oggi cerchiamo di affrontare questo discorso, magari interessa, no? Perché poi siamo molto spesso esposti mediaticamente a tanti fatti, direi pressoché giornalieri, no? Fatti di cronaca, di omicidi o comunque di violenze sessuali, violenze varie. E quindi a volte io credo che ci si chieda, no? Perché una persona fa una determinata cosa? Cosa lo porta a essere un criminale? Cosa porta una persona a uccidere piuttosto che a usare violenza nei confronti di un altro essere umano, no? Io credo che poi, ripeto, essendo sempre esposti a questi fatti, la domanda sorga spontanea poi a un certo punto, no? E quindi ho detto cerchiamo di affrontare questo discorso perché secondo me potrebbe essere di interesse. E allora, se avete qualche domanda, fatemela pure, altrimenti vado avanti. Non so se. Allora, io tra l'altro sotto mi sono scritta la scaletta, perché ho sempre bisogno di avere una sorta di scaletta che seguo, altrimenti poi mi perdo, perché voglio dire 100 cose, salto da destra a sinistra, quindi alla fine mi perdo io stessa. Allora mi faccio una scaletta per vedere se ho detto tutto, se manca qualche cosa e va bene. E poi tra l'altro, sempre tema film. C'è una bellissima serie su Netflix che parla dei quattro, se non sbaglio, 4 o 5 criminali, serial killer, diciamo più famosi, o serial killer che hanno agito in America in un certo periodo di tempo. Non vi do troppe informazioni che se lo volete vedere. Vi spoilero tutto, quindi. Alcuni casi li conoscevo perché me li sono studiati, altri no, e li spiega veramente la storia, no, del criminale e ti fa capire come è arrivato a mettere in atto quel crimine e in quel modo. Perché? Perché poi andando a scavare, no, nella storia di un serial killer, cioè il serial killer è quello che comunque compie una serie di atti, no? Di atti criminali, sono sempre delle storie particolari, un'infanzia traumatizzata, o comunque delle difficoltà all'interno della famiglia, insomma ci sono diversi aspetti, no? Allora, ma se l'atto criminale fosse fatto in un momento in cui il cervello è in off, come se fosse ipnotizzato, può accadere? Allora, diciamo che può accadere, assolutamente sì. Può accadere, e tant'è vero che la capacità di intendere e di volere, ecco, su questo forse non l'avevo detto prima, la capacità di intendere e di volere non si riferisce allo stato
psicologico, psichiatrico, psichico dell'individuo in generale, ma del momento in cui è stato commesso l'omicidio. Quindi una persona per essere imputata, perché si è ritenuto incapace di intendere di volere, la persona non può essere imputata, al contrario, invece sì. Quindi la persona per essere imputata in quel momento doveva essere capace di intendere, quindi di capire cosa stesse facendo e di volere, cioè di poter contenere i propri impulsi, ma nonostante questo poi magari decide di mettere in atto il crimine. Quindi questo per dire che cosa? Che capire se la persona è capace di intendere o di volere, e quindi per capire se è imputabile o meno, bisogna capire cosa è accaduto nel momento in cui ha commesso il crimine. Cioè, nel momento in cui ha commesso il crimine, era in preda a un delirio, era in preda a un'allucinazione, era in preda al suo disturbo, perché un disturbo, cioè per esempio la schizofrenia, dove ci sono deliri e allucinazioni, non è che la persona ha deliri o allucinazioni continue, no, ha dei momenti, diciamo, dove ci sono e altri dove non ci sono. Quindi se l'omicidio fosse stato commesso in un momento dove non c'erano né deliri né allucinazioni, la persona è sì schizofrenica, ma è anche imputabile. Se invece il delitto è stato commesso sotto delirio, sotto allucinazioni, allora la persona non è imputabile. Diciamo da questo punto. La sto, diciamo così, la sto semplificando molto, perché ovviamente, per capire se una persona è capace di intendere di volere ci sono perizie, controperizie, cioè il percorso è molto lungo, eh. Ora la sto semplificando molto giusto per capire, no? Per capire come funziona un po' tutta la questione. Però ecco, giusto per capirci, altrimenti insomma diventa anche una palla. Ok, e quindi diciamo che sì, possono esserci dei momenti in cui il cervello non risponde assolutamente, quindi è totalmente in off, e quel momento in cui la persona commette un delirio, commette un atto criminale, qualsiasi esso sia, ripeto, no? Quindi assolutamente. Ah, grazie Ciki, sono contenta che l'argomento sia interessante. Allora, gli episodi Criminal Minds che parlano sia di criminali che di profiling sono realistici. Allora, io devo essere molto sincera che non ho mai visto Criminal Minds. Non odiatemi. Oppure l'ho visto. Sapete che veramente ho visto talmente tanta roba che in questo momento mi sto confondendo, però ho molto bene in mente CSI. Allora, molto bene in mente CSI, infatti dopo ne parleremo. Allora, quindi una persona in teoria non nasce criminale o si diventa a causa dei fattori esterni oppure ci sono delle persone proprio cattive. Allora, diciamo che tutti nasciamo possibili criminali o possibili santi, cioè come dicevo prima, no? Non siamo né buoni né cattivi. Tutto sta in quello che accade nelle nostre fasi di vita. Ed è quello che un po' ci porta ad essere criminali oppure dei non criminali. Diciamo che poi sono state fatte anche delle ricerche a livello neuroscientifico, cioè proprio andando a vedere la struttura cerebrale, il funzionamento cerebrale a livello di struttura, e è stato visto che diciamo così, i cervelli degli psicopatici hanno un funzionamento diverso dai non psicopatici. Però questo è nato prima l'uovo o la gallina, cioè il cervello è nato, cioè la persona è nata con un cervello normale e poi l'esperienza l'ha portato a diciamo così, a funzionare in maniera diversa, oppure il funzionamento era già diverso allora e quindi ha portato la persona a essere psicopatica. E bisogna capire, e ancora non si è arrivati a questo, bisogna capire se in un qualche modo le esperienze hanno agito sul cervello e quindi l'hanno portato a funzionare in maniera diversa, e quindi a la persona a comportarsi in maniera psicopatica, oppure se la persona è già nata con un funzionamento di quel tipo e quindi poi nel corso del tempo è diventata psicopatica.
Ancora purtroppo non si è capita questa cosa, quindi non so, spero che la capiremo presto. Ciao Miki! Allora, perché avvengono i deliri e le allucinazioni? Allora, deliri e allucinazioni sì, fondamentalmente è una questione, non ve la so spiegare a livello di neuroscienze perché purtroppo non faccio quello, quindi... non so neanche spiegarlo nello specifico, però sì, è una questione di funzionamento cerebrale, di messaggi tra le cellule cerebrali, quindi è tutta una questione di funzionamento del cervello, che porta la persona, proprio alle allucinazioni e ai deliri. Tutto è riconducibile a quello. Allora, è diverso dal 6, ti consiglio di vederlo. Ok, allora lo guarderò perché penso di non averlo mai visto. Dico penso perché, ripeto, ne vedo talmente tanti e a volte mi confondo. Quindi vabbè, insomma. Comunque, parlando di criminal profiling, perché adesso un po' di infarinatura abbiamo, diciamo, fatta, io vi chiedo scusa se a volte ho parlato in maniera molto spicciola e poteva sembrare un po' così, però... Non penso che sia utile andare a approfondire e essere troppo tecnici perché poi diventa anche difficile da capire, anzi diventa noioso, quindi insomma non c'ha neanche senso. E comunque, adesso andrei a parlare del criminal profiling, che forse è quello che c'è in Criminal Minds, credo, fanno quello, Criminal Minds. You, come no? Io sì, l'ho vista, anzi, devo finire di vedere l'ultima serie. Penso che mi manchino due episodi. Allora, hai mai avuto come pazienti? Allora, no, non ho mai avuto pazienti come il protagonista ancora. Cioè, o meglio, non ho mai avuto pazienti che comunque hanno compiuto atti di quel tipo, no, non ne ho mai avuti, però ecco, parliamo di Yu un attimino prima di andare al criminal profiling. Allora, Yu mette bene in evidenza come una persona, per via della propria infanzia, possa poi diventare un criminale nell'età adulta, no? Cioè, in più c'è questo, poi non vi spoilero perché altrimenti se qualcuno lo vuole vedere poi alla fine glielo racconto e neanche si diverte a vederlo. Comunque, Yu parla di questo ragazzo, che è poi il protagonista della serie, che ha avuto un'infanzia complessa in un orfanotrofio, eccetera, eccetera. E poi da grande sviluppa delle difficoltà di tipo relazionale, sicuramente, ma diventa anche comunque un criminale, tant'è vero che uccide, picchia, fa delle cose, insomma, non voglio spoilerare, sto cercando di fare attenzione a non dire troppe cose. E quindi comunque fa delle cose, il tutto spinto sicuramente da un passato complesso. Quindi, e quello mette bene in evidenza come il passato può poi portare la persona a strutturare un certo tipo di personalità che la porta poi a essere aggressiva, offensiva, criminale, antisociale, diciamo così. Ecco, tornando al discorso di prima, il disturbo antisociale di personalità e psicopatia non sono sinonimi, sono due cose molto diverse. In un caso parliamo di un vero e proprio disturbo di personalità, l'altro non è un disturbo, ma è un funzionamento della persona, sono delle caratteristiche della persona. Vi rifaccio vedere la mia zucchetta di Halloween. Se sentite un rumore perché ci sto giocando. Allora, so che non c'entra nulla, ma sia che il mio occhio udito tecnico esce fuori, oggi si sente qualcosa che trema in live. È per caso la ventola del PC? No, non credo. Forse era questo qui, credo. Ci stavo giocherellando, facevo qualche cosa. Ma si sente male per caso? Fatemi un cenno, fatemi sapere.
che in ogni caso non saprei come sistemarlo, però giusto per avere un feedback. Ah, forse allora è questo. Può essere, perché ogni tanto ci gioco. Spero. Spero, se no non so come sistemare, aiuto. Ah, non lo so sinceramente cosa possa essere. Che trema. Oddio, terremoto non ce n'è oggi, però. Grazie. No, spero, anche perché non saprei come fare. Comunque migliorerò anche questo. Anzi, sto cercando di migliorare tutta l'attrezzatura in modo che piano piano le live possano essere sempre meglio. Speriamo. Oddio, non saprei cosa possa essere dovuto. Beh, ci devo ragionare a questa cosa perché non saprei. Sì, infatti mi ha messo un po' ansia. No, scherzo. Adesso passa tutto. Ok. Allora, ora se vi sto annoiando, ragazzi, me lo dite. Cambiamo argomento, parliamo di altro. Non c'è problema. Ok. Grazie, grazie. Oh, poi piano piano migliorerò i mezzi, eh. Ve lo dico. Ah, c'è Stefania Pollini. Grazie, Miki. Chiki, sì, è vero, rispetto all'altra volta. L'altra volta veramente con due scarpe e una ciabatta è stata fatta quella live. Cioè, giusto così, proprio per farla. Grazie, Lucia, sono contenta. E poi ripeto, sto provando a migliorare i mezzi, così piano piano miglioreremo diciamo così, il video, miglioreremo l'audio. Vediamo, ci vuole un po' di tempo, non vi dico che dall'oggi al domani posso fare un miracolo, però piano piano ci sto provando. Ok. Allora, mi sono persa. Cosa stavo dicendo? Aiutatemi. Ah no, penso che stavo dicendo che avrei parlato del criminal profiling. Ok. Top quality. È vero, Chiki, sì. Vediamo, vediamo. Top quality, se ci riesco ad arrivare. Vabbè. I mezzi intanto sono stati ordinati, poi vediamo. Se sono in grado di usarli. Allora, criminal profiling. Ok, quando si parla di criminal profiling, cosa ci si riferisce? Allora, questo è un po' tipico delle serie che vediamo in TV. Quindi Criminal Minds, anche se non l'ho vista. E poi CSI, no? Cioè, il criminal profiling, come dice il nome stesso, è cercare di creare il profilo del criminale. Quindi si parte dal reato che è stato commesso, tendenzialmente un omicidio, e poi si va un po' a ritroso, cercando di capire cercando di capire dagli indizi che ci sono sulla scena del crimine chi potrebbe averlo commesso, no? Perché provate a immaginarvi di andare su una scena del crimine, quindi trovarvi su una scena del crimine, mettiamo che c'è anche un corpo, ok, e ci sono delle tracce, de delle macchie, delle tracce di sangue, ci sono degli indumenti, degli oggetti, ci sono delle cose, no? Ok, quindi una volta guardata, osservata la scena del crimine, non resta che cercare di capire chi è stato, no? Perché in fondo è quello a cui si vuole arrivare, cercare di capire chi è stato, ok? E quindi come si fa a capire chi è stato? Perché a volte sia molto semplice, altre volte un po' meno. Allora, si parte innanzitutto da quelli che sono gli indizi.
e si cerca di capire quello che è stato il modus operandi, cioè tutte le azioni che sono state messe in atto per compiere l'omicidio, quindi affinché quell'omicidio andasse a buon fine. Cosa ha fatto la persona? Che tipo di modalità ha usato per commettere l'omicidio? Cioè, qual è stata la modalità, ok? Perché ha scelto proprio quella vittima? Ok, quindi ci si deve porre tante domande. Allora, io non l'ho mai vista come serie, ma come descriveresti il profilo di Dexter? Oh, Dexter! Dexter, adoro. L'ho visto? Come lo descriverei? Allora, partiamo subito da un presupposto, che nelle serie TV, nei film, non vediamo, cioè sono molto romanzati i criminali. Okay, quindi difficile poter dire che tipo di disturbo ha. Allora, sicuramente è. Allora, Dexter era una persona che. Una sorta di Robin Hood, diciamo, mettiamola così, nel senso che grazie al suo lavoro in polizia riusciva a capire chi erano stati gli autori di determinati reati e quindi si faceva giustizia da solo, cioè andava direttamente lui a vendicarsi, tra virgolette. Diciamo che il profilo di Dexter non è, sì, anche qui, diciamo che non è uno psicopatico perché comunque era una persona che aveva delle relazioni, tant'è vero che comunque ora non mi ricordo se ha avuto anche dei figli nella serie, però comunque era una persona sposata, quindi direi forse per lo più che aveva abbracciato una causa, no? O comunque che aveva, diciamo così, aveva abbracciato questa causa per lui importante di vendicarsi. Forse anche da parte sua c'era una sete di vendetta, qualcosa di irrisolto. Però dire nello specifico, che Dexter aveva o non aveva un certo tipo di psicopatologia è difficile perché, non rientra nel caso della psicopatia, non rientra nel caso del disturbo antisociale. Anzi, era una persona anche ad alto funzionamento per certi aspetti, una persona anche intelligente, scaltra, intuitiva, quindi insomma, ripeto, nei film sono molto romanzati, difficile che troviamo una persona così da manuale, quindi è anche un po' difficile. Sì, anche forse il troppo senso di giustizia. Io credo che avesse abbracciato un po' questa causa del vendicarsi, no? Del fare all'altro quello che. Del ricambiare con la stessa moneta. E il film si basa proprio su quello, poi. Ora non voglio spoilerare, magari c'è qualcuno che non l'ha visto. Però sì, cioè diciamo che non si può dire che avesse un disturbo. Nello specifico, forse dei tratti di alcuni disturbi, forse sì. Poi ripeto, non me lo ricordo molto bene perché è passato molto tempo da quando l'ho visto. Anzi, sto aspettando che escano nuovi episodi, ma non si ne vedono all'orizzonte, quindi non me lo ricordo neanche perfettamente. Però comunque, questo è un po'. Stavo dicendo, del modus operandi, cioè il modus operandi è il modo in cui agisce la persona per perpetrare il crimine, quindi per rendere possibile, no, il suo obiettivo. Allora, io per esempio non farei mai male a nessuno, ma un senso profondo di giustizia, quindi molte volte vorrei vendicarmi in qualche maniera, anche se poi non lo faccio, se non proprio in rari casi. È vero che vendicarsi non fa comunque sentire meglio? Allora, diciamo che la vendetta fa un po' parte di noi esseri umani, no? Cioè, il vendicarsi di un torto subito fa un po' parte di noi esseri umani. Poi, come dicevo prima, abbiamo il controllo degli impulsi, quindi questo poi ci spinge a non farlo, ci spinge magari a cercare giustizia in una maniera più accettata, no? Però fondamentalmente fa parte di noi esseri umani.
E vendicarsi non fa sentire meglio, sì, è vero. L'unica cosa che è stato visto che fa veramente sentire meglio è il perdono. Il perdono, però, è una strada molto complessa da perseguire, molto difficile, molto lunga. Non tutti poi riescono a perdonare effettivamente, perché perdonare significa mettersi nei panni della persona, capire i motivi che l'hanno spinta a fare quella cosa. Quindi diventa molto difficile, no? Un percorso molto lungo, bisogna essere anche predisposti a farlo. Però sicuramente il perdono è l'unica cosa che veramente può far sentire meglio, più che la vendetta, perché poi molto spesso la vendetta ha anche delle ritorsioni, quindi insomma la persona poi potrebbe trovarsi a stare anche peggio di prima. Però comunque sì, la strada del perdono è stata vista essere l'unica che porta veramente a uno stato di pace, ma è comunque molto difficile e complessa da percorrere, però è fattibile, anzi forse è la prima cosa che bisognerebbe fare prima ancora di vendicarsi, no? Percorrere la strada del perdono o dell'accettazione, insomma. Allora, tutto questo mi ricorda tanto di una cosa che ho letto. Avevo il codice Barbacino. Allora, il codice Barbacino, vuoto in questo momento. L'ho già sentito dire, ma un vuoto in questo momento. Ragazzi, scusate. Non. Mi rinfreschi la memoria, Salis, per favore, perché veramente. Oh, in questo momento blackout rispetto a questo. Quindi il modo superandi, sono rimasta ancora lì, porca miseria, non riesco a... mi perdo ogni tanto. E quindi il modo superandi è la modalità che la persona utilizza per raggiungere il suo obiettivo, quindi fondamentalmente il modus operandi poi tende a cambiare nel corso del tempo. Perché? Perché prendiamo per esempio un serial killer, no? Il primo omicidio sarà sicuramente un po' come la mia prima live dell'altra volta, un po' arrangiato, un po' così. Poi piano piano diciamo che impara, ok? Quindi impara come migliorarsi, quindi il modus operandi tendenzialmente cambia anche. Allora, cosa porta invece alla violenza sugli animali? Come può una mente arrivare a ciò? Una cosa così crudele? Ah, bellissimo assist questo di Chiquita, ovvero la violenza sugli animali molto spesso, anzi lo vediamo in alcuni bambini a volte, no? Quando un bambino comincia ad attuare violenza contro gli animali, è meglio stare in campana perché quel bambino potrebbe poi diventare un adulto criminale, perché è il primo step, cioè una volta che la persona in un qualche modo riesce ad essere violenta con gli animali, significa che c'è un problema di empatia, cioè di empatia con un essere vivente, ok? E c'è anche una forma di aggressività, ok? Quindi quello è il primo campanello di allarme, molto spesso, che poi fa sospettare o fa propendere per pensare che quella persona poi diventerà anche violento nei confronti delle persone, degli altri esseri umani. Anche qui, a volte la violenza sugli animali è un agito che permette di non essere violento nei confronti delle persone. Però di fatto, di per sé, la persona è violenta, è aggressiva e agisce questa cosa, non riuscendo a reprimere questo tipo di impulso, agisce questa cosa sugli animali, perché a vista sua è più accettabile, no? Considerando anche per esempio che la violenza agita su un altro essere umano molto spesso poi porta a un'imputabilità, quindi porta a essere incarcerato, eccetera, eccetera. La violenza sugli animali, purtroppo, e dico purtroppo perché io sono contrarissima a questa cosa e mi viene ribrezzo,
purtroppo ancora non ha lo stesso tipo di tutela. E quindi la persona violenta che ha difficoltà a controllare i propri impulsi si sente più libera di farlo nei confronti di un animale. Ma io la trovo veramente una cosa sconcertante, veramente. E a volte anche alcuni bambini lo fanno. I bambini che lo fanno molto spesso, diciamo che quelli sono dei segni premonitori di una possibile futura criminalità. Oddio, scusatemi. Allora, è possibile che un profiler possa entrare così tanto nella mente di un criminale da diventare come lui? Bella questa domanda. Allora, teoricamente non dovrebbe, perché comunque il profiler dovrebbe essere colui che va alla ricerca, che va a smascherare i criminali, che poi nella realtà, allora i film fanno vedere che il profiler entra nella mente del criminale, cioè in un certo modo cerca di capire, no? E cerca di... Nella realtà non è così, nella realtà il profiler cerca di capire come funziona la mente del criminale per acciuffarlo, quindi per portarlo dentro, per portarlo in tribunale fondamentalmente. E quindi diciamo che quello che si vede nei film non corrisponde proprio alla realtà, perché comunque un profiler dovrebbe a un certo punto diventare a quel punto psicopatico, quindi, però, se non ci sono i presupposti per esserlo, difficilmente può diventarlo, no? Perché siamo più spinti comunque dal senso di colpa, dal controllo degli impulsi, quindi, insomma, se non ci sono tutti i presupposti di cui dicevamo prima, quindi delle esperienze particolari, eccetera, eccetera, difficile entrare talmente in contatto da esserne contagiati in questo senso. Allora, il codice Barbacino era una sorta di codice d'onore che veniva utilizzato e penso che venga utilizzato tuttora in certi paesi della Sardegna, dove quando un individuo faceva un torto verso qualcuno, tipo furto di bestiame, omicidio, eccetera, gli venivano fatti altri torti contro tipo omicidio, furti, eccetera, eccetera. Però glielo resso. Sì, ora mi è ribalzato la mente, grazie, sì, effettivamente era così, ma che poi ripeto, se andiamo indietro nel tempo era così, cioè era occhio per occhio, dente per dente, non c'erano queste attenzioni che ci sono oggi, quindi voglio dire, tutto dipende anche proprio dalla cultura, dalla società, dai cambiamenti. Di tipo dai cambiamenti che riguardano anche la moralità, la staccato moralità. Quindi ci sono tanti aspetti poi da valutare, sicuramente. Sì, esatto, Lucia, questo è vero. Anzi, diciamo che è un po' la triade McDonald's, se non erro. E appunto dove ci sono dei tratti che appunto si ravvisano in alcune persone molto giovani e che sono dei tratti, dei campanelli di allarme appunto, e tra questi c'è anche proprio la violenza sugli animali, cioè la violenza sugli animali è un po' la prepista della violenza sulle persone, no? Cioè, il fatto che io parto attuando una violenza su un essere vivente, questo poi ovviamente mi può portare diciamo così, a incrementare la violenza e a trasportarla sull'essere umano, assolutamente. Cosa scatta nella mente di chi fa violenza ed abuso verso le donne? Allora, questo oggi non l'ho trattato perché è un argomento che mi volevo tenere per un'altra live, però faccio un accenno, poi in un'altra live ne parliamo in maniera più approfondita perché qui veramente c'è da aprire un capitolone. Perché la violenza e abuso nei confronti delle donne? La violenza può essere di tanti tipi,
per esempio la violenza sessuale, no? La violenza sessuale può essere, diciamo, agita tendenzialmente nei confronti delle donne, ma c'è anche la violenza sessuale nei confronti degli uomini. E molto spesso, però, la violenza sessuale non ha nulla a che fare con la sessualità. Anzi, la sessualità viene utilizzata come una modalità per denigrare la vittima, agire un potere su di lei. Questo è un esempio. Poi violenze in generale che possono riguardare anche delle violenze psicologiche, no? Nei confronti delle donne, sicuramente dovuto anche a degli aspetti culturali, legati in alcuni casi a delle influenze patriarcali, no? Dove l'uomo, diciamo così, ci sono alcune culture, ma anche in Italia, perché in Italia abbiamo una cultura e tante subculture, come succede anche in tanti paesi del mondo. E poi tutto dovuto anche all'educazione della persona stessa, no? Quindi ci sono alcune linee, diciamo così, molto patriarcali, dove la donna viene considerata, passatemi il termine, oggetto dell'uomo, e quindi non le viene riconosciuta la sua libertà, la sua individualità. Nel momento in cui una donna invece va a ricercare proprio questo, viene agita su di lei una violenza. A volte anche, insomma, ci sono tanti aspetti, però su questo non mi voglio dilungare perché, come dicevo, siccome volevo fare una live a parte rispetto a questo, non mi dilungo perché poi altrimenti la faccio oggi e non la faccio più un'altra volta. Quindi, diciamo che sì. Dico questo, poi ripeto, ne riparlerò, ne farò una dedicata. Addirittura, ora che mi ricordo, in certi casi, quando un individuo gli veniva rubato del bestiame, il proprietario batteva tutto il terreno dove presumeva fosse passato il bestiame, dove si presumeva fosse il ladro insieme a sue persone fidate, se trovavano, oddio, ovili nel tragitto, fermavano il proprietario e gli facevano mettere la mano sopra agli amuleti, gli facevano ripetere una frase dove si diceva che lui non era il colpevole, per vedere come reagiva, proprio come fa il tribunale. Ah, caspita, questa cosa non me la ricordavo. Molto interessante. Vedete quante tradizioni ci sono legate a questo, no? Anche il mettere la mano sul fuoco. Poi ripeto, anche il detto del mettere la mano sul fuoco. Però di questo ne parleremo anche in un'altra live, quindi non spoilerò nulla, anzi vi faccio lo spoiler che ne parleremo un'altra volta. No, grazie a te, Miki, figurati. Non ricordo il nome della sindrome, ma cosa scatta nella mente delle persone rapite quando prendono le parti dei loro rapitori o diventano dei loro complici nel crimine? Ah, forse ti riferisci alla sindrome di Stoccolma, Lucia, credo. Allora sì, ci sono delle, diciamo così, delle dinamiche complesse dove la persona da prima, no, vede il carnefice come tale e poi tutto si modifica e quindi a volte anche per una questione di difese psichiche è stato, diciamo così, è stato pensato anche se è dovuto a questo, cioè delle difese psichiche entrano in atto in modo tale da far percepire il carnefice come invece una sorta di salvatore, di colui o colei che è arrivato o arrivata per aiutare, no? Per fare del bene anziché del male. Diciamo che ci sono tante dinamiche complesse che portano poi la persona a, diciamo così, a strutturare questa sindrome. Però anche di questo mi hai dato una bella idea, Lucia. Non ci avevo pensato, però penso che sia, che possiamo parlarne. Potrebbe essere interessante. Tra l'altro, non so se avete visto La Casa di Carta, molto bello, e lì i protagonisti, anche loro criminali, quindi la cosa ha a che fare con questo che stiamo dicendo oggi, hanno dei nomi di città. Una di loro si chiama proprio Stoccolma, che è quella ragazza riccia bionda, che a un certo punto finisce proprio per innamorarsi di Denver, se non erro,
che per un certo periodo, diciamo, è stato il suo aguzzino. Invece, alla fine finisce proprio per innamorarsi, anzi, li trovano durante la prigionia ad avere un rapporto sessuale. E quindi Stoccolma deriva proprio da quello, da questo tipo di sindrome. Sì, allora La Casa di Carta comincerà la nuova serie il 3 dicembre. Sto preparando anche un video sulla psicologia e sulle personalità dei protagonisti della Casa di Carta, perché veramente me la sono gustata tantissimo e c'è tanta tanta roba di cui parlare riguardo la personalità dei protagonisti, perché lì veramente sì che si può fare un trattato ed è molto bella. Una serie molto bella, poi ne riparleremo e in occasione di quello approfondirò anche la questione della sindrome di Stoccolma, perché ci sono tanti aspetti da valutare, ok? Di come la mente trasforma un aguzzino invece in una sorta di salvatore. Okay? Quindi ci sono delle dinamiche molto interessanti. Poi le approfondiremo e vorrei approfondirle proprio con l'esempio di questo film della Casa di Carta, che fa vedere bene cosa accade. Farò un'altra leva delicata rispetto a questo. Mi è venuta in mente questa idea. Grazie, Lucia. Allora, poi altri aspetti legati al criminal profiling, perché abbiamo parlato del modus operandi, ok, questa è una cosa, ma ci sono anche tanti altri aspetti. Ci sono degli aspetti legati alla personalizzazione del crimine, cioè molto spesso il criminale attua delle personalizzazioni, per esempio la firma. La firma è una modalità in cui il criminale, che è necessaria per la psiche del criminale. Okay? Quindi non è necessaria al crimine, ma è necessaria per la sua psiche, perché molto spesso i crimini vengono perpetrati sulla base di alcune fantasie del criminale, no? Cioè, quindi il criminale ha delle fantasie che mette in atto e quindi dà vita a questo crimine. La firma corrisponde a delle caratteristiche, ok, particolari. Del crimine, ma che non sono necessarie a portarlo a termine. Per esempio, un criminale potrebbe marchiare le sue vittime, per esempio con un simbolo su una gamba, oppure potrebbe marchiare il luogo in cui è avvenuto il crimine, quindi lasciando un indizio particolare, ok? Per esempio, anche qui, io mi avvalgo sempre dei film perché secondo me sono tanto utili per capire, ok? Secondo me i film sono veramente utili perché ci danno degli esempi. Allora, io non so se avete visto la serie Netflix, anche qui, L'uomo delle castagne o L'omino delle castagne, adesso non mi ricordo. Comunque, ci sono questi crimini e in ogni crimine c'è una sorta di pupazzo creato con delle castagne. Ok, e quella è la firma. Ok, cosa significa? Che la firma in questo caso, quel pupazzetto fatto di castagne, non serve al criminale per portare a termine il suo omicidio, ma serve a lui, serve alla sua psiche. Ok, serve per chiudere la sua fantasia. Ok. In alcuni casi nella firma c'è anche un indizio per il profiler, che però non sempre coglie, perché a volte è difficile, a volte viene addirittura distrutto, perché magari pensiamo a delle scene del crimine dove ci sono stati degli incendi, no? Quindi in quel caso la firma a volte viene anche distrutta, quindi non può essere colta. In ogni caso la firma è il segno identificativo, no? Che dice qualcosa del criminale. Non c'è sempre però, assolutamente, e non è sempre presente, spesso c'è, questo è a discrezione del criminale ovviamente. Un'altra cosa che invece anche qui è molto interessante è l'undoing. L'undoing è una modalità in cui, un po' per quello che dicevamo prima, Ciki,
cioè quando subentra il rimorso della cosa fatta, per esempio, no? Quindi abbiamo questo criminale che porta a termine il suo omicidio, magari c'è anche un legame con la persona, con la vittima, no? Perché in alcuni casi, molto spesso, ci sono omicidi tra familiari, tra persone che si conoscono, tra persone fidanzate, sposate, e quindi cosa succede? Che c'è questo criminale, cioè l'omicida, che mette in atto il crimine, quindi mette in atto l'omicidio. Ma a un certo punto è preso dal rimorso, è preso dal senso di colpa e cosa fa? Molto spesso attua dei comportamenti per allontanare da sé l'idea di quello che è stato fatto. Comportamenti che possono essere del tipo coprire la vittima, lavarla. Ci sono tanti aspetti, tendenzialmente però c'è proprio c'è questo tentativo di coprire, cioè copro il corpo così non vedo quello che ho fatto, ok? E quindi è rimorso, no? Cioè è proprio una spinta emotiva basata sul rimorso che porta la persona a mettere in atto questi comportamenti. Qui parlo invece di un caso, non parlo proprio di un film, di un caso, per esempio, non so se vi ricordate, quello di Amanda Knox, Meredith Kercher. Meredith fu trovata sotto una coperta, ok? Quindi il corpo non era completamente visibile e quello era, secondo me, per come l'ho vista io, era una forma di undoing, cioè copro il corpo, non voglio vedere che cosa ho fatto. E quello molto spesso dà al profiler un indizio, cioè che la persona probabilmente conosceva la vittima, che aveva una qualche forma di legame con la vittima, perché è difficile che un estraneo sia preso dal rimorso e quindi attui una cosa del genere, anche perché magari perde tempo per farlo, no? Allora, leggo un po' di commenti. A proposito di criminali, quello di Non aprite quella porta, se non sbaglio, è esistito davvero. Mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Non sono certa. Però mi sembra che fosse esistito veramente. Poi su questo mi vado a informare perché sono rimasta incuriosita. Mi sembra di sì, ma non sono certa. Ma perché lo fanno? Si considerano artisti o solo per il proprio ego? Beh, lo fanno perché, anche per ego, perché a volte la firma è un po' anche una sorta di sfida che, diciamo, che il criminale lancia al profiler. Altre volte è proprio perché l'omicidio nasce da una sua fantasia. Cioè, nella mente del criminale c'è tutto un disegno, una fantasia, e quindi nel momento in cui poi realizza, lo mette in atto veramente, cerca il più possibile di crearla alla stessa maniera, no? Cioè, se nella sua fantasia c'era quello di attuare un omicidio con un certo tipo di modalità e terminarlo con un certo tipo di simbolo, il simbolo è necessario, no? A quel punto, proprio perché fa parte della fantasia e quindi si ha voglia il criminale desidera metterlo in atto al 100%, fondamentalmente. Ah, sì, mandami una domanda, scusami, non l'ho vista, che io ogni tanto leggo la chat, però. Sì, mandami Lucia, grazie. Allora, quindi, il caso sì, il caso insomma di Meredith, che poi è molto famoso, quindi direi appunto che quello è una forma di undoing. Allora, perché il cacciatore è considerato un criminale assassino? Oddio, oddio, che il cacciatore sia considerato un criminale, non lo so, o meglio, non credo, anzi, diciamo che la caccia è qualcosa qualcosa anche di piuttosto praticato, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, ognuno credo che abbia la propria
No, idea. E su questo credo che si potrebbe aprire un dibattito. Rispetto a come venga considerato un cacciatore, io credo che ognuno abbia, no, una propria idea basata sui propri valori, sulla propria idea di morale, eccetera, eccetera. Di fatto, per la legge non lo è, altrimenti non esisterebbero o comunque sarebbero tutti in carcere. Di fatto, per la legge non lo è, anzi, diciamo che comunque io credo che più o meno tutti, no, mangiamo carne, quindi sappiamo che c'è qualcuno che lo fa. Insomma, per avere la carne in tavola, c'è qualcuno che precedentemente ha fatto qualcosa. E sì, forse sono più esatto, comunque insomma, gruppi di animalisti o comunque persone che si battono per i diritti degli animali, sì, probabilmente sì. E su questo non mi sentirei di esprimermi in una posizione piuttosto che un'altra. Allora, Cichita dice: neanche io lo considero un bel hobby, anche perché non si necessita di cacciare per sopravvivere, però nemmeno penso che siano dei criminali. Sì, concordo assolutamente con te rispetto a questo. Ecco, su questo sono perfettamente d'accordo con te. Però, ecco. Grazie, Stefanik, buona serata. Alla prossima. Comunque. Andiamo avanti rispetto al criminal profiling, sennò io mi perdo. Mi sono fatta tutta la mia bella scaletta, poi alla fine non la seguo. Ok. E poi l'ultima cosa, poi vi lascio andare perché sono qua da un'ora e mezza a rompervi le scatole. Lo staging. Lo staging invece, anche qui, è una informazione che il criminal profiling. Il criminal profiler può acquisire. E quindi questo lo staging è l'alterazione della scena del crimine. Tendenzialmente viene messa in atto, anche in questo caso, da una persona che ha un legame con la vittima e cerca di un legame di qualsiasi tipo, può essere lavorativo, familiare, di qualsiasi tipo, vicino di casa, quindi insomma, e ovviamente altera la scena del crimine per evitare che i sospetti cadano su di lui o su di lei. Quindi cerca di allontanare i sospetti da se stesso o da se stessa. E altera la scena del crimine. Quindi magari un omicidio può, diciamo, può alterare la scena di un omicidio facendola passare come un furto finito male, per esempio. Il problema. Ah, grazie, sono contenta. Speriamo, perché ho sempre magari paura di annoiare, però insomma, speriamo bene. Cosa stavo dicendo? Ah, delle alterazioni della scena del crimine, quindi questo staging. Il problema però è che molto spesso chi mette in atto lo staging, quindi chi altera la scena del crimine, non è professionista, quindi non sa come sono le altre scene del crimine, cioè non sa come può essere una scena del crimine. Di un furto, ok? E quindi compie degli errori, ok? Per esempio, se c'è la porta d'ingresso, la porta principale aperta e fa passare. No, questo non è calzante. Sto cercando di trovare un esempio, ma in questo momento non mi viene in mente. Però è così, cioè tendenzialmente la persona mette in atto questa alterazione della scena del crimine, però non conoscendo come sono le altre, compie degli errori. E quindi lì sta nel buon occhio del profiler capire che in realtà quella magari non è la scena di un furto, ma è la scena di un omicidio, cioè di un furto finito male, ma è la scena di un omicidio, cioè che non ha nulla a che fare con il furto. C'è stato un caso che ho studiato, non è che ci ho lavorato, l'ho studiato, e dove appunto c'era questo marito, se non erro, che ha ucciso la moglie.
e ha voluto far passare l'omicidio per un furto finito male, cioè voleva che comunque gli investigatori pensassero che era entrato questo ladro, aveva trovato casualmente la donna in casa e preso non so, così, dalla paura l'aveva poi uccisa. In realtà poi andando a vedere, no, la scena, era stato visto che comunque c'erano i cassetti tutti aperti, confusione nella stanza, ma la parte del letto dove dormiva il marito con annesso comodino, eccetera, eccetera, era tutto in ordine. Allora si sono chiesti perché quella parte delle cose del marito sono tutte in ordine e invece tutto il resto è in totale disordine, cioè c'erano questi due elementi molto discordanti tra di loro e quindi ovviamente hanno fatto pensare a una messa in scena, assolutamente. Quindi questo è un po' lo staging, la messa in scena, cioè far passare un crimine per qualcos'altro, fondamentalmente. Tipo quando uno che vuole alterare la scena del crimine, magari rompendo un vetro per far credere che ci sia stata un'effrazione o un furto. Esatto, esattamente, esattamente. Proprio quello. Cioè, magari, no? La persona è entrata lì volontariamente per uccidere, però poi dice: oh, adesso la faccio passare per un furto. Quindi si mette a rompere le finestre, a scassare le maniglie, eccetera, eccetera. Poi, comunque, chi è bravo riesce a vedere quando ci sono delle incongruenze. Allora, io vorrei concludere passando all'ultimo argomento e prendendo un po' quello che dicevamo prima, cioè. L'effetto CSI, no? L'effetto CSI, cioè ormai siamo abituati a vedere queste serie, questi film dove si guardano un po', si guarda quello che è l'iter, no? L'iter investigativo. E a volte però i film, anzi, a volte, molto spesso, i film non sono una fedele rappresentazione della realtà, cioè è tutto molto semplificato. Vi faccio un esempio: le impronte digitali. In CSI si vedeva continuamente che trovavano impronte digitali, riuscivano a trovare il calco di questa impronta digitale, la mettevano nel computer, il computer da solo trovava il match. E quindi, ok, gli dava addirittura la fotografia, nome e cognome del proprietario di quell'impronta digitale. La realtà non è così. La realtà è che non c'è nessun computer che matcha le varie impronte digitali, ma è l'occhio umano che lo fa. Cioè ci si mette lì col microscopio, si valuta l'impronta digitale trovata sulla scena con altre che sono nei database. Però non c'è un computer che lo fa, quindi è l'occhio umano che deve controllare il disegno principale dell'impronta digitale, le minuzie, che sono tutte le caratteristiche dell'impronta digitale che sono diverse in ogni persona, controllare quante minuzie sono simili tra l'impronta digitale trovata sulla scena e quella invece trovata, diciamo, nel database, e si fa una comparazione. Ma avviene tutto occhio nudo, non c'è nessun computer che può fare questa cosa qui. Sì, Lucia, lo so, effettivamente tutti credono. Ecco perché a volte si pensa che sia molto facile riuscire a risalire al criminale, perché siamo portati a vedere i film dove è tutto computerizzato, dove ci sono delle impronte digitali bellissime, cioè proprio perfette, dove ci sono delle impronte di scarpe che sono perfette, invece non è così, cioè la realtà a volte è che spesso le impronte digitali sono parziali, a volte neanche ci sono. E non c'è un computer che può fare questo lavoro, è l'occhio umano e pensate quanto tempo ci vuole e anche quanta capacità, no? Perché riuscire a confrontare, a matchare l'impronta digitale, che comunque è una cosa veramente
cioè, piccolissima, provate a guardarlo a occhio nudo, è indistinguibile, no? Cioè, è indistinguibile il disegno e quindi diventa una cosa molto complessa, non è affatto così come si vede nel film, assolutamente. Per questo c'è, adesso si chiama, no? Effetto CSI, perché si è portati appunto a pensare che quello che si vede nel film corrisponde alla realtà, cioè che effettivamente le indagini vengono fatte in quel modo. In realtà no, assolutamente. Quindi in questo modo si alzano anche le aspettative nei confronti delle scienze forensi. Per quello che le indagini nella realtà sono molto più lunghe e complesse, perché la tecnologia che fanno vedere nei film e nelle serie TV non esiste, è assolutamente così. E poi anche la migliore tecnologia, che comunque non è in grado di fare quello che si vede nei film, costa veramente tantissimo. Quindi ci sono dei costi elevati anche dovuti al lavoro proprio umano, perché poi ci sono delle persone dietro, no, che fanno delle indagini. Ci sono delle persone dietro che cercano di estrarre dei profili di DNA. Insomma, ci sono veramente tante, tante cose complesse. Non è così semplice, come fanno vedere. Cioè, anche per estrarre il DNA, per esempio, ci deve essere un certo quantitativo. Non è così semplice. Anche per esempio il Luminol, adesso mi viene in mente questa cosa, che si parla tanto di Luminol a destra e a sinistra. Allora, il Luminol è una sostanza che reagisce al ferro. Quindi al buio, una volta spruzzata, no? Spruzzata questa sostanza, al buio reagisce ed ha questa fluorescenza. Però il Luminol reagisce al ferro. Quindi ti può far intercettare del sangue latente, del sangue che non si vede, perché all'interno del sangue è presente il ferro. Ma ci sono anche tante altre sostanze che reagiscono al luminol, per esempio la candeggina. Ok? E quindi se un pavimento è stato pulito con la candeggina, si spruzza il luminol reagisce esattamente come reagisce a una macchia di sangue, perché il luminol reagisce al ferro. E anche qui bisogna, quindi è difficile, no? Cioè, poi è tutto un lavoro di un lavoro psicologico, cioè di ricostruzione della scena, di ipotesi, c'è tanto lavoro dietro. Quindi non si può rilevare il DNA da un mozzicone di sigaretta. Sì, si può rilevare. Assolutamente sì, dipende la quantità, dipende se c'è stato un degrado del DNA, dipende da tante cose. Si può rilevare il DNA, però non è sempre detto che si trovi poi il corrispondente, cioè il proprietario di quel DNA, ok? Anche perché comunque in Italia, a differenza degli Stati Uniti, che invece c'è un altro sistema di database, in Italia non è così, cioè non c'è, e quindi è ancora molto più complesso, diventa tutto difficilissimo. E comunque sì, devono essere giuste quantità, non deve essere degradato, insomma, ci sono tanti, tanti aspetti, per quello che si parla di effetto CSI proprio perché si è portati a pensare che in realtà le indagini sono molto semplici, che fanno tutti i computer, che ci sono delle sostanze che vanno bene per qualsiasi cosa. Invece anche lì, anche nella scelta del metodo da utilizzare per estrarre il DNA, piuttosto che è molto difficile, quindi insomma. La realtà è molto più complessa del film, diciamo così. Allora, io per oggi ho finito e vi volevo ringraziare per essere stati con me fino ad ora. Se avete qualche domanda, fatemela pure, tanto chiacchieriamo in questo momento. Ciao Ciki, grazie. Grazie mille. Buona serata, buon Halloween o Halloween. Qui c'è la mia zucchetta. E se avete qualche domanda fatemela pure. Intanto vi dico, sto cercando di organizzare. Grazie Lucia, sei gentilissima. Sto cercando di organizzarmi per fare tre live a settimana, scusate, due live a settimana.
più una al mese di domenica. Giusto, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì con Chiquita sul canale di Chiquita, è vero, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo. E parliamo di autostima e assertività anche, quindi mi raccomando, sintonizzatevi, ore 17, siamo lì. E parleremo di autostima, assertività, tutte cose belle, insomma. Ciao Stefania! Allora, e quindi a questo, no, sto pensando di fare due live a settimana, più una al mese, una ogni 2 settimane, adesso questo lo devo vedere, di domenica. Quindi una live dove parlerò di psicologia, una live dove parlerò di sessualità e una ogni tanto dove parlerò di criminologia. Parleremo un po' di argomenti di quelli che abbiamo trattato oggi, poi della sindrome di Stendhal di Stoccolma, dato che oggi è venuta a fare questa cosa. A me fa ridere vedere in CSI gli agenti che rilevano il DNA e le varie sostanze senza indossare mai una mascherina con quei capelli. È vero! Cioè, che poi vanno lì sulla scena del crimine, no? Con i tacchi, tutti vestiti bene, giacca e cravatta, puliti, belli, profumati, no? Cioè, no, non è così. Cioè, una volta che vai sulla scena del crimine ti devi coprire tipo palombaro, occhiali, tuta, calzari. Non è così, dai. Vabbè, però alla fine è anche divertente. Servono anche per farci sognare da un certo punto di vista. Ah, grazie, Miki, sono contenta. Sono contenta. Quindi, no, fatemi sapere, vi può interessare una programmazione di questo tipo? Cioè, penso più il martedì, però o lunedì o martedì, psicologia. Venerdì sessualità oppure viceversa. Non lo so, fatemi sapere, dai, come ne pensate? Allora, considerate che i miei giorni in cui posso fare live sono martedì o lunedì e il venerdì, sempre il pomeriggio. E gli argomenti, pensavo, argomenti di psicologia, quindi non so, ansia, autostima, alimentazione e tante belle cose e altri invece legati alla sessualità. Che ne dite se organizziamo in questo modo? Può essere una buona idea, una cattiva idea? Allora, il venerdì probabilmente pensavo dalle 17:30 oppure dalle 18 in poi, mentre lunedì e martedì un po' prima, insomma, pomeriggio. Ah, grazie Lucia. Sì, poi ti aggiorno. Allora, Miki, diciamo che allora il venerdì un po' più tardi, quindi o 17:30 o 18 il venerdì. Il lunedì e il martedì forse un po' prima anche. Non so, fatemi sapere così mi date qualche idea. Ok, ma che ora c'è la live, Harry, venerdì? Che non vorrei farla sovrapposta, mi dispiacerebbe. Magari trovo un altro orario, tanto il venerdì è il mio giorno che mi dedico ai video, agli articoli, alle varie cose, quindi insomma. Invece il lunedì e il martedì sono un po' legata sugli orari. Venerdì è l'unico dove posso un po' muovermi, diciamo così. Poi su Instagram pensavo di mettere qualche box dove mi dite gli argomenti. Ah, ok, dalle 16:30 alle 18:30, fantastico. Allora comincio dopo, non c'è problema. Comincio dopo le 18:30 perché non mi voglio accavallare che mi dispiacerebbe. E vado dopo le 18:30. Sì, vado dopo le 18:30. No problem.
Ok, quindi allora aprirò un box su Instagram così mi dite un po'. Sì, venerdì faccio dalle 18:30 in poi. Tanto no, non ho problemi per gli orari. Negli altri giorni invece un po' sì, perché mi devo organizzare anche con altri impegni. No, tranquilla Lucia, ma se, cioè, se ci sei bene, se no nulla. No, era perché non volevo accavallarmi con Harry, insomma, mi dispiaceva fare una live sovrapposta. Quindi, dato che venerdì posso scegliere gli orari, preferivo scegliere, insomma. E gli altri giorni, invece, sì, di pomeriggio. Poi, comunque, se mi seguite su Instagram, vi terrò aggiornati rispetto a questo. Ok, allora ragazzi e ragazze, io per oggi ho finito. Vi ho rotto le scatole anche abbastanza, forse. Dai, se avete qualche argomento che mi volete consigliare, ben venga, me lo scrivete su Instagram e io accolgo tutto, anzi, meglio che così vado sul sicuro se faccio degli argomenti che mi avete richiesto. E quindi ecco, tendenzialmente saranno questi gli orari. Poi seguitemi che vi aggiornerò. Poi Lucia, io e te ci sentiamo, ci accordiamo, non c'è problema. Va bene, allora io vi saluto tutti, vi ringrazio per essere stati qui. Vi auguro un buon Halloween, un buon Halloween. Divertitevi stasera se uscite. Va bene, Lucia. Ok. Grazie a tutti. Grazie a te, Miki. Grazie a tutti. Vi auguro una buona serata. E una buona domenica. Ciao a tutti, grazie.